per il vostro intervento questa sera qui. Spendo solo due parole perché vorrei passare subito parola all'artista. Il progetto Selisette nasce in realtà da un invito di Marta Jovanovic ha ricevuto per la Biennale Quadrilaterale di Rijeka, nota anche come fiume a tutti. Lei ha ideato per la Biennale due opere in realtà, una performance che si è tenuta lì nel giorno dell'inaugurazione ed un artist film che è quello che vedrete adesso, dal quale poi nasce anche tutta la mostra. È un po' il cuore pulsante, quindi l'inizio e la fine di tutto il progetto di mostra. La performance intitolata Il Principe di Monte Nevoso è nata dalla voglia di ripercorrere un po' i passi del Vate e di riconquistare la città di Fiume idealmente, culturalmente e soprattutto artisticamente. Infatti Marta è stata a cavallo per la città, per le strade della città di Fiume, tra l'altro ha attraversato luoghi importanti a livello culturale, è passata anche, si è fermata all'ingresso del museo della città di Fiume, per poi insomma andare a concludere il tragitto dove appunto si teneva la mostra. E in mostra appunto è stato possibile vedere anche questo artist film Selisette, che invece riprende l'altra parte, l'altro lato di Gabriele D'Annunzio, che era appunto la sua parte femminile, tant'è che leggerete anche, quindi non mi dilungo più. Lui si faceva chiamare Selisette, o meglio gli altri lo chiamavano Selisette, e lui accontentava questa loro voglia, questo loro desiderio. Prima di passare a Marta, visto che abbiamo l'onore e il piacere di averla qui, vorrei passare la parola all'ambasciatrice di Serbia, Sua Eccellenza Anna Hrustanović. Signore e signori, cari amici, carissima Marta, innanzitutto è l'onore e il piacere mio stare con voi qui stasera. Io cercherò di non parlare molto, però devo partire da dove noi due abbiamo iniziato anche anni fa, sviluppando sia la nostra amicizia che anche, diciamo, sviluppando insieme, mi permetto di dire, anche quei che sono i rapporti bilaterali tra i nostri due paesi, tra l'Italia e la Serbia. All'epoca Marta è venuta a vivere e a lavorare qui a Roma, e naturalmente da Belgrado, io ero il numero due all'epoca dell'ambasciata, e ho capito subito che Marta è stata e lo è anche oggi il vero e proprio ponte tra le nostre due culture, quindi da un lato completamente serba e dall'altro metà italiana o italiana di adozione, sviluppava in un vero senso della parola quelle che alcuni di voi sanno sono negli anni passati diventate le relazioni strategiche tra l'Italia e la Serbia. Nel frattempo noi come ambasciata siamo molto lieti e onorati di essere stati quotidianamente, e posso dire in tutti i progetti, dietro la nostra Marta, e però l'abbiamo vista crescere. Marta non è più solo il ponte tra la Serbia e l'Italia, come potevate sentire e come potete vedere stasera, è diventata molto di più. Quindi Marta, e io sono molto orgogliosa di dirlo, ci rappresenta in Serbia, ci rappresenta qui in Italia, ci rappresenta in Croazia, a Rijeka o a Fiume, però ci rappresenta anche a Londra e anche a New York. Quindi Marta, io sfrutto l'occasione di ringraziarti di cuore in nome mio personale, in nome dell'ambasciata e anche in nome della Serbia. Marco, parlati Marco, parlati. Buonasera a tutti, grazie a tutti perché siete venuti. Le mie opere parlano per me, io volevo solo ringraziare al team magnifico che è stato dietro questo progetto. Marco Stoimenov, il co-regista, che purtroppo non è stasera con noi, lo salutiamo poi a Londra.
Petr Vujanic, direttore della fotografia, che giudicherete da soli, io lo ringrazio da tutto il mio cuore, e Aleksandr Simic che ci ha regalato la musica per il film. E ora spegniamo le luci e divertitevi.